A Palazzo San Giacomo, presentata la seconda edizione di Feuromed, Festival Euromediterraneo dell'Economia, che si terrà a Napoli dal 18 al 20 aprile nel centro congressi dell'Università Federico II. Ma quanti italiani sanno che nel 2023 la città che ha avuto la maggiore crescita di export manifatturiero è Napoli? Cambiare la narrazione della missione non significa inventare una narrazione, significa documentare ciò che di buono, di molto buono, si sta facendo nel Mezzogiorno e che tutti nascondono, per costruire quella fiducia contagiosa che permette di fare il molto che si deve ancora fare. Guidato da Roberto Napoletano, direttore del Quotidiano del Sud, il festival ha il patrocinio del Comune di Napoli. Questo è un grande evento, una seconda edizione ancora più bella della prima, dove metteremo insieme tutto un ragionamento sulle infrastrutture, sulla politica, ma poi naturalmente sulla produzione del nostro capitale umano. Abbiamo bisogno di giovani, giovani mediterranei, in grado di capire cosa vuol dire lavorare anche dall'altra parte, sulle altre sponde del Mediterraneo, lavorare con gli altri paesi, lavorare per la pace, perché questo è il tema. Feuromed in realtà è una grande iniziativa per la pace, che rischia di diventare veramente un'iniziativa importante perché sta crescendo anno per anno. È un'occasione fondamentale per discutere della prospettiva euromediterranea della città e del sud e di come oggi sia fondamentale ridefinire questo rapporto tra Europa, Mediterraneo e Africa, che è il vero asse di sviluppo dei prossimi 10 anni. Quindi è un appuntamento fondamentale che potrà dare spunti importanti e riafferma la centralità della nostra città nel dibattito politico ed economico del momento.